per il parigino con cittadinanza ivoriana. La presentazione delle squadre sta avvenendo in questo momento sul parquet del Palace Shark. Vedete Repesa con il suo assistente Tommy Cusi, il pallone fuori per Biliga, consegnato per il playmaker di Tortona che riesce ad appoggiare al tabellone. Buoni due punti per Palace Shark, nuovamente per il più 7, sesto assist, anzi 6 assist in stagione di media per Robinson. Splendido tap-in di Stratitz con fallo subito proprio da Horton a chiamare la prima azione offensiva per i padroni di casa. Vital ancora per Biliga che si alza per il arriva Vital, scambia ancora Cordenegri per Goran, schiacciato a terra per Wims che appoggia il tabellone. Wims schiacciato a terra per Goram che gli restituisce il pallone. De Negri si alza per il tiro da tre, sbaglia, è bravo proprio Goram a riconquistare il pallone. Vital non ci pensa due volte. Sto giocando con un po' di sufficienza, forse eccessiva la squadra di Strautins. Fischia il pubblico, Baldasso fischia ovviamente di disturbo per l'attacco della Bertram. Splendido l'assist di Strautins, qui ingenuità di Robinson che va a commettere un... Eccolo qua, nostra regia ci accontenta immediatamente, quasi un no look per il lettone, per Goram. E Horton si riparte quindi con la prima giocata per Trapani. Alibegovic sbaglia tutto, intuisce Strautins che poi spinge il contropiede per la Bertram con il canestro in apertura proprio di Christian Vital. Galloway parte in uno contro uno, in cielo Ismael. Biliga per Baldasso, taglia Biliga, schiacciata a terra con schiacciata finale di Biliga. Splendido assist, eccolo, splendido assist di Tommy Baldasso per Paul Biliga e relativa schiacciata. Conquista il pallone, innesca subito Robinson, inseguito da Baldasso. De Negri gli soffia il pallone con una magia e poi arriva per il canestro. Guardate qua, intervento pulitissimo di De Negri che poi innesca Goram che va a volare in hesitation in aria, evitando l'intervento di Horton che poi commette anche fallo. La pressione adesso di Tortona, il taglio di Petruccelli, Horton non si fida e non era facile far passare la palla lì in mezzo. Allora Iabuava fino in fondo, stoppato da Biliga, padrone di casa. Questa è la stoppatona di Biliga,